pallina di forza dei magi non ha bisogno di presentazioni. È il locale che insieme alla bustola ha contribuito a creare il mito della Versilia. Ambedue locali sono ora di proprietà del commentatore Gerardi, quindi, e della signora Carla. Seguitemi e andiamo a scoprire la mitica campanina. Eccoci qua la campanina, per noi è un piacere essere qui con voi e con Maurizio Laudicino. Ciao Maurizio. Ciao, ciao caro. Allora, come al solito la campanina io dico che non si smentisce mai, perché ogni volta che si viene qua c'è veramente il pienone e la gente si diverte. Ma come fate? E come facciamo? Non lo so, è 83 anni che succede, perché credo che sia un'alchimia che ormai è nei libri di storia. Questo locale è sinonimo di divertimento, di festa, di buon umore, di bella gente, per cui nessuna alchimia particolare. Senti, la formula è sempre quella, no? Si mangia, poi inizia l'orchestra, dopo l'orchestra c'è il DJ. Questa sera ho tutto un DJ importante come Sam Paul. Sì, il segreto è non cambiare niente, o quasi, coniugare rinnovamento con tradizione, in modo da poter garantire sempre alla clientela storica della campanina quel divertimento, quell'ambiente che esiste da sempre, così come i clienti che da generazioni vengono qua, così come quelli più giovani che si stanno avvicinando e che stanno scoprendo questo museo del divertimento, anche grazie alla musica house che abbiamo portato l'anno scorso e che tornerà quest'anno a partire dal 22 giugno. Senti, c'è qualcosa di nuovo che vuole in pentola per il futuro, per quest'estate? No, in pentola c'è appunto la seconda stagione dedicata ai grandi DJ della musica internazionale, da Boy George a Frankie Knuckles, per cui avremo questi due mesi di musica house di venerdì, poi avremo il mercoledì con Jerry Calà e Umberto Smile, il sapore di mare, il sabato e tutta una serie di feste e poi vedremo via via nel corso dell'estate. Benissimo Maurizio, che dire, grazie ancora di averci ospitati questa sera. Grazie a voi, a presto. Si comincia, Mr. Sam Paul. Bonsoir, come sta va? Va bene. Che piacere. Tutto tempo, ragazzi. Grande sorpresa. Hai visto? Alla campanina non ti aspettavo di vedere. Via. Tanta roba questa sera, veramente. Tanta gente, tanta bella gente. E il grande Sam Paul questa sera. Locale numero uno, DJ numero uno. Sono molto modesto. Senti, ma io ho saputo che tu sei diventato svizzero. Quasi. Sono sempre più in Svizzera che in Italia. Però sono contento perché non è solo la Svizzera, l'America Latina, con le produzioni stiamo facendo grandi cose. Siamo contenti. Complimenti Sam Paul. Grazie. È un piacere di regalarti un piccolo gadget. Mamma sono in TV. Sarà sempre con me. Mamma sono in TV. Grazie. Grazie a voi.
ragazze che vengono qua normalmente alla capannina a divertirsi. Sono Gaia e Sara, ciao ragazzi. Ciao. Innanzitutto, come sta andando la serata? Benissimo, ma la capannina non delude mai. Alla grande proprio. Di dove siete ragazze? Marina di Carrara. Anch'io. Sì. Amiche immagino, no? Ovvio. Da quanto? Da sempre? Abbiamo lavorato anche tanto insieme, abbiamo lavorato con i bambini, animatrici. Ah, che bello! Allora, sentite un po', quali sono secondo voi i piaceri della vita? I piaceri? L'amore. Io stare con la famiglia, gli animali, sì. Si scopre che ci sono tante cose, tanti piaceri della vita. Allora io ho un piacere questa sera, vi voglio regalare questo cappello, praticamente mamma sono in TV, okay. Chi di voi la vuole indossare? Io. Allora quando la indossi poi mi dovresti dire mamma sono in TV, ok? Allora io sono con Silvia e Manua, ciao ragazze, come va? Bene, bene, benissimo. Dove siete? In La Spezia. Tutte e due? Sì, La Spezia. Si può chiedere quanti anni avete? 23. Cosa fate nella vita? Infermiera. Studio, siete studenta. Allora questa sera perché avete scelto la capannina? Perché per fare una serata di divertimento. Ma per passare una serata con le amiche. State divertendo? Sì. Allora io ho il piacere di regalarvi un gadget questa sera, il cappellino nostro di In TV, mamma sono in TV. Chi di voi la vuole indossare? Non ho capito, scusa. Chi di voi la vuole indossare il cappellino? Stesso. Allora facciamo. Allora mi dovresti dire però mamma sono in TV. Mamma sono in TV, ciao.